Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo qui con League of Legends e siamo al primo gameplay con le nuove cuffie, le Superlux 660HD 668B. Le testiamo perché le voglio testare molto per portarvi, le voglio testare molto per darvi poi un parere che sia abbastanza valido. Mettiamo i soliti due nostri ruoli, primo support, secondo AD carry, e andiamo al conteggio. Allora, per ora non mi sembrano male, l'unica differenza è che non mi sento parecchio, perché sono comunque cuffie che qui sono, diciamo, bucate. E non mi stanno male addosso, quindi devo vedere poi con le sezioni prolungate di gameplay quello che succederà. Allora, chi prendiamo? Io andrei di Blitz. Andrei di Blitzcrank. Vediamo come va con Blitz. Ma ho giocato all'ultima con Blitz. Lo sapete che non mi ricordo chi ha giocato? Vabbè. Potevo prendere... In verità potrei anche prendere Leona. Allora, banniamo... Che mi sta proprio sulle scatole. Ragioniamo un secondo. Andiamo a Morgana, va? Che vale scrivere? Ma che cacchio stanno a scrivere? Allora, sono un po' indeciso. Vediamo loro chi bannano. Vabbè, Nautilus l'avrei bannata anche io, ma alla fine ho preferito Morgana. Non so se prendere Blitz o se andare a prendere Leona. Leona è tantissimo che non la gioco. Potrebbe addirittura essere cambiata. E... Sto sentendo leggermente freddo a maniche corte. Sto anche con i piedi scoperti, diciamo. Quindi. Allora. Blitz... Ah, Leona, vedete, qui non l'ho sbloccata. No, la devo assolutamente sbloccare, porca. C'è un campione, perché Blitz, no? E andiamo di nuovo di zona. Perché non mi ha fatto prendere Blitz che non era... Non l'ho capita. Vabbè, andiamo di zona che conosciamo molto bene. No, Leona mi sa che ce l'avevo su un altro account. Mazza, me la devo comprare assolutamente. Cioè, troppo bella Leona, ma come si fa a non averla, porca miseriaccio. Infatti, ma pure non so nemmeno se c'ho Nami. Purtroppo questo è il difetto, Gianna. Questo è il difetto di avere più account. Questo l'ho un po' abbandonato per un periodo, non fatti altri, perché non giocando più ad alti livelli, quando il 30 era il reale 30, mi ero trovato un po' male, e perché magari non ero più appunto, scusate, qualcosa tipo un pelo in bocca, dicevo, non ero più a livello reale 30 e ci prendevo le sveglie, e quindi mi ero creato altri account. Solo che poi magari con alcuni ho continuato anche parecchio. Sono ero a livello 26-27 e porca miseriaccia, l'ho comprato lì e pensavo di averli anche qua. No, mi devo comprare un po' di support perché praticamente li avevo tutti. Vabbè, ora ragioniamo un attimo, tanto un po' di essenza ce l'ho. Allora, Jax, Set, Zix, Xayah, Guardiana Stellare, Blitzcrank contro Duca, Conte, Nasus, Kayn, Lux, Ashe e Sona Arcade. Quindi siamo Ashe e Sona contro Xayah e Blitzcrank. Ah, Blitzcrank non l'ho potuto prendere perché l'ha preso lui, grazie al cavolo. E grazie al cavolo, direbbe uno. Non me lo ricordavo che nelle draft non si poteva prendere, purtroppo non...
ripeto, l'avete visto nello scorso gameplay, non, da tanto non giocavo alle draft. Solo che sono rimasto sbigottito perché, ecco, avrei preso una Leona che non ho su questo account. Vabbè, vi ribeccate un altro gameplay con Sona, che comunque non la gioco malissimo, e devo stare un po' attento a Blitzcrank perché Sona non è molto veloce, quindi potrebbe afferrarmi con quel cavolo di braccio. E poi ci andiamo a... Magari per il prossimo gameplay vado a sbloccare qualche altro campione. Andiamo subito qui. Mouse adesso l'ho risettato bene. La scorsa partita mi sto trovando leggermente male. No, non l'avevo mai visto. Scusate, Madonna, mi sarà venuto un mal di testa. Non l'avevo mai visto questo paperottolo bellissimo. Cioè, ranocchio sì, questo non me ne ero mai accorto, ma è stupendo. È stupendo. Allora, qua hanno messo... Andiamo a canzonare. Dai, dai, iniziamo. Ok, abbiamo dato una mano. E adesso andiamo di corsa qui. Oh, come inizia Blitzcrank. Bravo. Io sono stato un po' stupidottolo, perché potevo immaginarlo che stesse lì. Oh, ma è mezzo stufato però, Ah, non gli faccio capire che... Oh, però. Oh, però, signori. Però. No, non ci sto credendo, si è fatto fregare. E vabbè. Questi ho l'impressione che possano... Ecco, giocare insieme. Devo stare attento con Blitz. Devo stare attento. Purtroppo è forte. Sì, ma te non mi attacchi la torre, zia. Non so se hai capito. La torre non mi attacchi proprio. Mazza che getto lungo che c'ha, Allora, Yellow Mushroom. Il fungo giallo. Blitz sta sempre lì. Tocca stare attenti perché lei un po' ti ingolosisce che c'ha poca vita, ma... mazza se fa male. Ash però sei un po' cretino, Ti ci sei messo tu. Lui si sta curando. Botte te le do, zia. No, vabbè, oh. Cioè, si fa prendere sempre però. Porca puttanaccia.
Allora, 700 sono pochi, però andiamo a comprare un attimo. Guarda, faccio così. Vado a mettere una board qua. La vado in base. Con 800 qualcosina ci andiamo a comprare. Allora, vediamo loro come sono. Andiamo. Che cacchio sta facendo? Cioè, che cosa sta facendo? Mica è normale, eh. Cioè, sta al 3, si mette a fare il coso, ma... Ok. Mazza, lui però non gli faccio niente, è corazzato, eh. Mazza, che brutta entrata che ha fatto il jungler. Vabbè. Poi Yellow Mushroom, se non fa qualche milione in più, porca miseria, ciao. Oh. Oh. Mamma mia, t'ho salvata. Come t'ho salvata. No, non ci riesco a credere. Non ci riesco a credere. Non ci riesco a credere. Bravi, bravi. Bravi, sono stati bravi. Io qua ho giocato male. Ho giocato male perché mi sono fatto ingolosire, che è sbagliatissimo in questo gioco, ma purtroppo sta dei carry, mo non è cattiveria, mo non voglio dire, questa azione non c'entra niente, però non mi sta certo supportando. Questi stanno al 6, questo sta ancora al 4. Ma di che stiamo parlando? Cosa l'ho vista? Non vedi che me lo segnali. Che cazzo sprechi? Ci ho buttato io la cosa. Mannaggia, ma ci ho buttato io la ward. Ma perché devi sprecare la roba? Io boh, non capisco. Vabbè, questa bisogna farsela tutta in difesa sta partita. Tutta in difesa. vabbè. Mmm.
botta, siamo messi male. Siamo messi male. Allora fammi mettere una guarda qua. Ok, almeno il drago ce lo siamo fatto. Ho capito, ma non è che possiamo avere paura di tutto, eh. Vabbè. No, è impossibile giocare così. È impossibile giocare perché il mio AD carry del cazzo ha paura e sta dietro. Fanculo, va. Le partite così proprio non le reggo. Vabbè, niente. Siamo messi veramente male. Siamo messi in schifo. Cerchiamo di curare lui e basta. Niente, scusate, mi sono ammutolito, me ne rendo conto, ma stiamo giocando veramente male. Diamo una guarda qua. Una guarda qua. E andiamo un attimo in base. Non ci si riesce, non ci si riesce. Veramente non ci si riesce. Prendiamo gli stivali e aspetto anche per una pozioncina che mi serve. E torno dalla mia. Si Ascio, ma se non fai minion, cioè guarda, Ascio c'ha 45 minion e lei ce n'ha 88 l'avversaria. Di che stiamo parlando? E che cazzarola, oh.
Cioè, veramente, oh, ma veramente così tanto? Ma veramente così tanto? Porca puttanaccia. Oddio mio. No, vabbè, è incredibile. Incredibile. Sto feed, non gliela famo. Non ce la facciamo, pure. Non reggiamo, non reggiamo. È andata giù la torre. Non gliela facciamo. Mi chiedete perché? Non mi sono mai trovato così tanto in difficoltà. Una delle partite più brutte mai fatte, ma sto facendo errori anche io, mica dico di no. Però porca miseria, 5-0 questa. Non so che fare. Da qualche colpo alla torre, magari in due qualcosa gli togliamo. Brutta, brutta, brutta partita. Via, 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 via. Ok, sta facendo. Come siamo messi male male? Come siamo messi male? Ma perché prima ho detto che giocavamo 4 contro 5? Ma io credo che questa sia, non dico persa, però 5-10. Se Ash seguisse, sono salvato all'ultimo. Ash, se mi avessi dato una mano invece che fai mostri. Se mi avessi dato una mano invece che fai mostri, mannaggia a te. Io veramente certe persone non le sto capendo, non le capisco, non le capisco. Questo sta lì allo 12, questo mi sfragna, mi sfragna.
mazzarola. Niente. Ho fatto un errore grosso, non ho usato il cronografo, potevo usarlo, aspettare che si ricaricasse la R, vabbè, ma questo lo fanno quelli bravi o veramente scarso. 050 non lo facevo da non lo so quanto, giuro non lo so quanto. È per inaugurare una cuffia, no? Dobbiamo fare schifo. Potrebbero un po' romperci.
questa torre? Oh, sembrava persa. Sembrava persa. Incredibile. Ah. Sono stato praticamente zitto tutta la seconda parte della partita e me ne rendo conto. Secondo me lui è stato veramente bravo, proprio una stratega. E mettiamo un GG vergognandoci perché abbiamo giocato abbastanza male. Blitz and Jax for vabbè, comunque signori, io caricherò comunque questo video, magari ci metto una musica sotto perché sennò vedete un deficiente che non parla e gioca solamente, ma mi ero un attimo concentrato per cercare di giocare al meglio possibile la seconda parte, dato che la prima è andata veramente male. Io spero comunque questo video vi sia piaciuto, se così fosse pollice in su, commentate, condividete e se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Ciao, alla prossima.